Ben ritrovati amici di Unese Channel, ben ritrovati da Brescia, dove tra pochi minuti andrà in scena la partita del campionato primavera tra Brescia e Udinese. Di quanto l'Udinese sappia lavorare bene, sappia. Udinese che è già pronta a lanciarsi in avanti. Ed eccoli qui, partiti. Pontisso trova Vutov, Pekacek prova ad accentrarsi il cieco. Ancora Pekacek, brutto intervento ai suoi danni, fa giocare l'arbitro per il vantaggio. Fallo anche su Zapata, si continua a giocare. Pontisso chiede il calcio di rigore, situazione da rivedere alla moviola, le rondinelle. Bokhniewicz di nuovo lascia il pallone lì, errore del capitano. Bojan sulla destra, controlla così così, il tiro col destro, c'è Perisan. Udinese che ha smesso di giocare da 10 minuti a questa parte. Brescia che ora prova a imbastire un'azione pericolosa, recupera però il pallone Zapata che entra in area. Alexis messo a terra, calcio di rigore, questo è il calcio di rigore. Erroraccio del Brescia, qui può scapparci anche il rosso, invece semplice giallo per Luca Bruno. Parte il colombiano col sinistro, spiazza Gagno ed è vantaggio udinese. 1-0, Alexis Zapata è tornato alla Colombia dopo il sub-20. Simone cerca lo spazio, trova Zapata, combinazione con Zossi, ancora Zapata entra in aria, Yankto col destro ed è 2-0, 2-0, Jakub Yankto, l'Udinese prova a mettere in ghiaccio la partita, Jakub anche lui è tornato a disposizione dopo la tournée nazionale, con tutta la squadra che deve partecipare sia alla manovra difensiva che offensiva. Vutov lascia rimbalzare il pallone, va via Vutov, ancora Vutov, la combinazione su Zapata, Alexis salta il portiere, c'è poi il tocco col gambone di Gagno, Pekacek col destro, crossa nel mezzo, Gagno di nuovo la blocca, ottima prova da parte del portiere di Brescia. Yankto prova a servire Vutov, fuori gioco del bulgaro, fuori gioco del bulgaro che l'aveva tenuta con il tacco. Finisce qui, Udinese 2, Brescia 0, finisce qui il primo tempo tra due squadre che si sono date sicuramente battaglia, poi l'Udinese. Ed è partito il secondo tempo di Udinese-Brescia. Ricordiamo il risultato: 2-0 per i bianconeri. Decidono le reti di Alexis Zapata e Jakub Yankto. Pallone che transita sulla sinistra. Ancora Bojan, Caronte, poi Coppolaro. Occhio al pasticcio con Bokhniewicz che mette a terra Bertoli. E sarà rigore per il Brescia. Lo dicevamo, bisogna essere concentrati. E purtroppo di nuovo un errore di superficialità. Il destro di Strada spiazzato per Isan. 1-2 del Brescia. Dunque, padroni di casa che tornano subito in partita. Di nuovo, però, un errore davvero evitabilissimo da parte dell'Udinese. Cross nel mezzo. Grande pericolo per l'Udinese con lo stacco di Bruno, che secondo di ritardo ci si appoggia di nuovo a Bertoli, uno contro uno con Zapata. Bertoli si accentra, Bertoli, la combinazione, il pallone viene fatto scorrere e la parata di Perisan, ma ancora una volta un erroraccio dei due difensori centrali con Bokhniewicz che ha lasciato scorrere il pallone, che ha cercato di prima intenzione Magnino. Occhio qui allo scatto di Bojan su Bokhniewicz, ancora Bojan, controlla il pallone, Strada prova a liberarsi al tiro, la sfera finisce ancora una volta sulla destra, il tiro di Bitienier. Venturi, Coppolaro, Pontisso anticipato anche da Magnino, Pertain sovrastato, Pertain di nuovo, occhio, 2 contro 1, Pertain parte, va da solo Ivan Pertain, c'è Zapata nel mezzo, Pertain anche Yankto a supporto, Pertain male, Zapata col sinistro, interviene la difesa del Brescia, poi Puntar, che parata di Gagno, Yankto, Pontisso, Yankto può allargare tutto, ebbene finisce qui, l'Udinese batte il Brescia per 2-1, soffrendo tantissimo, soffrendo davvero forse troppo, però alla fine sono i bianconeri a tornare a casa con il bottino pieno.